Per noi l'Open Day è un'occasione importante, in particolare quest'anno in cui abbiamo una novità, insomma, la novità di giurisprudenza. Pertanto ci piacerebbe accogliere davvero molti maturandi in occasione di questa giornata che a noi serve per presentare la nostra nuova, più ampia offerta formativa, ma anche per far conoscere il nostro dipartimento, quindi la nostra struttura, la disponibilità di aule, di servizi e far intravedere il campus che avremo. Quindi noi contiamo davvero di avere un Open Day molto affollato, perché le telefonate che riceve la segreteria studenti ci lasciano intravedere che c'è davvero grande interesse da parte del nostro bacino d'utenza, la provincia di Novara, la sua provincia, Vercelli, la provincia di Milano, Biella, anche su questa nuova opportunità, un corso di laurea a ciclo unico in giurisprudenza che noi valutiamo essere davvero un'ottima opportunità. Prima avevamo un corso di laurea triennale in servizi giuridici per l'impresa, ma capiamo che il corso di laurea a ciclo unico offre davvero molte più opportunità. La magistratura, l'avvocatura, il notariato erano ovviamente preclusi ai laureati triennali, quindi le imprese li accoglievano a braccia aperte, continueranno, io immagino, ad accogliere anche i laureati in giurisprudenza, ma questi hanno queste ulteriori opportunità nelle tradizionali professioni liberali, quindi per noi è davvero una bella occasione. Tant'è, non l'abbiamo detto, noi abbiamo dovuto modificare anche il nostro orario delle lezioni, nel senso che prima si cominciava alle 9 e si finiva alle 18, dal prossimo anno si comincerà alle 9 e si finirà in alcuni casi, insomma, anche alle 19, e abbiamo quindi allargato l'orario entro cui collocare le nostre lezioni, proprio perché ne avvertiamo l'esigenza: più studenti, più corsi, e quindi dobbiamo sfruttare al meglio la nostra dotazione di aule. La presentazione di oggi è stata utile per presentare sia l'offerta formativa ma anche gli esiti di questa offerta formativa. Infatti ci preme sottolineare come le aziende del territorio apprezzano molto i nostri laureati, tanto che le offerte e le proposte di stage continuano ad aumentare, e anche molti enti e associazioni del territorio hanno deciso di premiare i nostri laureati erogando determinati contributi sia di natura economica per valorizzare chi svolgeva determinate tesi di laurea su temi di loro interesse, riconoscendo il loro valore sia a livello territoriale ma anche a livello nazionale, in quanto alcune associazioni, anche alcune associazioni nazionali, hanno scelto alcuni nostri laureati come migliori laureati su tutto il territorio nazionale sulle tesi che hanno svolto. Inoltre, la cosa molto interessante che da quest'anno fa la nostra università, oltre ad avere percorsi di formazione e quindi Erasmus all'estero, anche stage all'estero, dove appunto i nostri laureandi, i nostri studenti possono fare esperienza di stage non solo in aziende del territorio, non solo in Italia, ma anche appunto all'estero, quindi accrescere il loro percorso internazionale, che può essere sicuramente anche importante poi per i loro sbocchi futuri lavorativi.